Ciao a tutti dal Ciclista Anonimo, siamo in un nuovo video per continuare la serie sul Giro d'Italia 2020 che l'abbiamo organizzato tramite la modalità My Tour sul gioco Tour de France 2019 per la PS4. Dopo 12 tappe la situazione è la seguente: in maglia rosa c'è Alessandro De Marchi della CCC, e ormai diverse tappe che in maglia rosa, con 12 secondi di vantaggio sul nostro Vincenzo Nibali, 1 minuto 1 su Bernal e sul resto della compagnia. Abbiamo anche in classifica Rohan Dennis, vi ricordo che stiamo facendo questo giro con la Bahrain Merida, in 18ª posizione a 5 minuti. Maglia blu che è di Team Vellens, maglia ciclamino che è di Sagan, ma siamo secondi noi con Colbrelli, e maglia bianca che è ovviamente di Bernal. Andiamo a giocare la 13ª tappa, che è la Cervia Monselice di 190 km. Ed è una tappa di pianura all'inizio, ma poi il finale è il colbotto, perché si affronta prima il passo Ravenello, 4 km pedalabili, poi il muro di Calone con 2 km che in diversi punti toccano il 20%. Non era facile trovare un profilo della tappa simile a questo, simile a quello della Cervia Monselice del percorso del Giro del 2020, però abbiamo trovato una tappa che presenta una salita molto dura prima del traguardo, che è la Pont du Gard Gap di 207 km, quindi distanza anche abbastanza simile, che presenta una salita, ve lo assicuro, la salita prima del traguardo è parecchio dura ed è difficile che arriverà un gruppo compatto, arriverà qualche velocista se riesce a salvarsi, perché ve lo assicuro è dura. Vedete i favoriti, Alaphilippe, Valverde, Kwiatkowski, è dura quella salita, potrebbe anche arrivare una fuga, però potrebbe essere anche una tappa adatta per il nostro Sonny Colbrelli, se in condizione potrebbe salvarsi sulla salita finale, anche se non è in grandissima condizione, mentre è in ottima condizione Vincenzo Nibali. Quindi direi di provare ad andare in fuga con Colbrelli. E nel caso non dovesse arrivare alla fuga, entreremo in azione con Nibali, che viene dato anche abbastanza in condizione. Dunque, proviamo a risalire le posizioni con Colbrelli. As it's often the case with finishes in gap. Esce la fuga, noi purtroppo siamo dietro. La cosa mi dà anche parecchio fastidio. Proviamo adesso a uscire con Sonny Colbrelli. Sono usciti Team Vellens e Langevel. Non capisco perché Vellens esca fuori in una tappa del genere, poi che è la maglia blu, ma ci sono solo due gran premi della montagna che assegnano pochissimi punti, quindi sinceramente faccio fatica a capire il motivo per cui vado in fuga in una tappa del genere. Dobbiamo già prendere il gel rosso purtroppo, perché non riusciamo a riaccodarci. Li abbiamo lì, non riusciamo ad andargli a ruota. Vediamo se li agguantiamo. Sì, finalmente li agguantiamo. Stiamo a ruota un pochino per cercare di recuperare un po' di energie. Per Steiner protegge Vincenzo Nibali. Anche Dennis in condizione, speriamo lo sia per la tappa successiva, la cronometro. Dunque proviamo a collaborare con gli avversari. Faccio fatica a capire per cui la fuga venga tenuta comunque al minuto e 30. Abbastanza strano come cosa. Alimentiamoci, perché stiamo davvero sprecando tantissime energie.
in una fuga che non viene lasciata andare. C'è un gruppo che tira. Collaboriamo sempre con gli avversari. Beh, forse finalmente ci fanno andare, perché altri corridori da dietro stanno andando in fuga. Ecco la fuga di 7 corridori, che sono Berane, Valgren, Bellens, Langeveld, Colbrelli, Bakert e Warren Barguil. Magari questa fuga potrebbe anche arrivare, chissà. In classifica generale non c'è nessuno di pericoloso. Si è giunto in fuga anche Niki Terpstra. È una bella fuga questa. Ma andiamo avanti velocizzando. I'm going to take a nap. Wake me if something happens. Comunque ci tengono lì 3 minuti e 30, non decolla il vantaggio di questa fuga. Nonostante siamo in 8 davanti, anche 8 buoni corridori. Ci avviciniamo a una salita di terza categoria e ci tengono lì a 3 minuti, eh. Non ci lasciano molto spazio. Alimentiamoci, 2 chilometri allo scollinamento al Gran Premio della Montagna. Per Steiner inizia a fare fatica, quindi direi di ammorci, di proteggere Nibali, e per Steiner di perseverare senza limiti. E ci piazziamo qui sulla ruota di Tim Berlens. Un chilometro allo scollinamento. Parte Berane. Noi siamo a ruota adesso di Valgren, di Berlens. 400 metri, proviamo a uscire adesso con Sonny Colbrelli. Colpo di reni, no, Valgren vince, prende 2 punti, non ne prendiamo uno con Colbrelli. Dietro facciamo alimentare tutti i corridori della nostra squadra. Andiamo avanti, c'è lo sprint intermedio, che è quello che ci interessa parecchio a noi. Dato che, come avete potuto vedere nei video precedenti, stiamo inseguendo la classifica punti con Colbrelli per provare a vincere la maglia ciclamino. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. Ci tengono sempre lì 3 minuti. You're the best sprinter in the breakaway. Ok, 2 km e 4. Valgren è veloce, Bellens è veloce. Anche Langeveld e Terpstra sono veloci. Forse non dobbiamo fare l'errore di aspettare gli altri, ma partire noi lunghi con lo sprint. Perché comunque Colbrelli ha una buona volata, anche bella lunga. Parte adesso Bellens, noi gli andiamo a ruota.
proviamo adesso a uscire con Sonny Colbrelli, però forse ci siamo fatti prendere la ruota. È incredibile, Valens ci beffa. Valens ci beffa allo sprint intermedio. Colbrelli non è un velocista puro, quindi se la deve lottare. Allora, andiamo avanti, intanto per Steiner lo vedo parecchio in difficoltà. Andiamo avanti e direi di non collaborare più e metterci a ruota. Per Steiner in difficoltà, ma dietro stanno tirando, devo dire, per usare un aggettivo particolare, stanno tirando a bestia, come direbbe Ruffini. Mando un attimo indietro Nibali per capire chi è che comunque sta tirando così forte. Sembra proprio la Quickstep. Andiamo qui davanti con Colbrelli. Nibali è protetto da Moric. Ci avviciniamo alla salita finale con questo gruppo che sta per essere ripreso. 1 minuto e 20, adesso attaccano Valens e Berane. Noi cerchiamo di stare un po' attenti qua, facciamo i furbi con Colbrelli, facciamo i furbacchioni. Tanto Caruso, difficoltà per Steiner, si stacca. Facciamo prendere il gel blu a Moric. Proviamo a fare i furbetti con Colbrelli, non diamo cambi, ci mettiamo in coda. Hanno attaccato Valens e Berane. The gap is growing, don't worry. Ci facciamo sfilare da tutti, ci mettiamo qui in ultima posizione. Intanto dietro si staccano corridori, stanno facendo un ritmo incredibile. Anche Barghini fa un po' il furbetto. E comunque se vanno così, se vanno continuando ad andare così forte dietro, verremo sicuramente ripresi. Facciamo alimentare Dylan Teuns, diciamo a Nibali di stare attenti e di seguire eventuali attacchi, stessa cosa la diciamo a Ron Dennis. Okay, I'll follow any attack. E qui non diamo cambi, facciamo gli ignori, facciamo i furbi, succhi a ruote, non ne abbiamo. E li tengono sempre lì come punto di riferimento comunque Berane e Valens. Tanto il gruppo dietro sta arrivando a doppia velocità. Noi potremmo prendere il controllo adesso di Nibali, dire a Colbrelli di non collaborare. Facciamo alimentare Rohan Dennis. Pozzo Vivo gli diciamo di seguire senza affaticarsi, perché lo vediamo abbastanza in difficoltà, così come Damiano Caruso. Moric si può fare un po' i fatti suoi qui. Alimentiamoci con Vincenzo. Understood. I'll take it easy whatever happens.
Sono i Boros Groi di Sagan che tirano. È abbastanza ovvia la cosa. Questa è una tappa perfetta per Sagan, che ha la maglia ciclamino. He's been dropped. The stage is too much for him. Nibali però ha una grande condizione, quindi potremmo provare ad attaccare. Siamo un po' troppo davanti. Ci mettiamo a ruota di Wout Poels del Team Ineos. Adesso la Ineos ha pari ritmo. Davanti ci sono Valgren e Terpstra. Noi abbiamo comunque come punto di riferimento Colbrelli, qualora dovessimo partire, che forse potrebbe darci una mano. Facciamo alimentare, gli diciamo di non collaborare. Intanto gruppo che è rimasto con solo 102 corridori. In tantissimi si stanno staccando, stanno perdendo le ruote. Ed ecco qua la salita. Salita che è comunque di 5 km, 5% pendenza media, abbastanza duretta. Due corridori rimasti in gruppo. Sagan con la maglia ciclamino, lo vediamo qui bene davanti. Sagan bene nelle prime posizioni. He's being left behind. It's good news for the overall standing. Moscon, Gianni Moscon a fare l'andatura. Siamo tentati di provarci con Vincenzo e magari dire a Colbrelli di aspettarci, e quindi diamo il tutto per tutto, ci proviamo con Nibali perché vogliamo magari provare a prendere la maglia, e quindi ci fiondiamo all'attacco con Vincenzo Nibali, attacco anche abbastanza coraggioso dello squalo. Abbiamo detto a Colbrelli di aspettarci, ma non so se ha recepito bene il messaggio. Intanto diciamo a Teus di seguire senza affaticarsi, così anche a Moric. Ok, Colbrelli ci aspetta. Adesso ovviamente deve tirare al 100%. Così ci va magari Enrico a fare un attimino. Gli diciamo anche di prendere il gel rosso, da tutto quello che ha. Sonny Colbrelli si sacrifica per la causa di Nibali. E forse abbiamo messo in difficoltà la maglia rosa, quindi proviamo a prendere la maglia con Nibali in una tappa che doveva essere interlocutoria. Adesso si pianta Colbrelli che ha dato tutto. Gli diciamo di seguire senza... affaticarsi troppo. Siamo comunque braccati dal gruppo, ma noi non ci interessa, noi insistiamo perché Alessandro De Marchi dovrebbe essere in difficoltà. Sì, si sta arenando De Marchi, il crollo finalmente è arrivato, era abbastanza scontato, di Alessandro De Marchi. E noi insistiamo con Nibali nell'azione, anche se siamo inseguiti, non ci interessa. Purtroppo tra i 5 che ci stanno inseguendo c'è anche Egan Bernal e c'è anche Peter Sagan, però cosa positiva c'è Rohan Dennis. Quindi adesso attacchiamo. Abbiamo il corridore davanti che dovrebbe essere Valgren e inizia la discesa.
Here's the positions over the last climb. Iniziamo la discesa con Nibali. Non penso andremo a vincere, penso ci verranno a riprendere, perché purtroppo la discesa non è abbastanza tecnica, non è abbastanza pendente, quindi non sarà facile recuperare. Mamma mia, facciamo la curva al limite. Ma se si vuole vincere il Giro d'Italia a difficoltà leggenda bisogna rischiare. This isn't the moment to relax. Dunque abbiamo staccato Valgren, però dietro c'è un gruppetto con Sagan, Barguil e Alaphilippe che ci inseguono, ma noi tiriamo diritto perché abbiamo staccato altri corridori. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Abbiamo 7 secondi su Valgren, 9 su Sagan, Barguil e Alaphilippe, e si sono staccati Kwiatkowski, Wellens, Dennis, Matthews e Bernal. A questo punto noi diciamo a Ron Dennis, che è in questo gruppo, di ovviamente stargli a ruota e non dargli cambi, perché ha i Nibali davanti. Sembra essere anche abbastanza logica la questione. Comunque ottimo Dennis, che sta rispondendo bene agli attacchi. Noi tiriamo diritto con Nibali, anche se purtroppo però manca ancora tanto alla fine della tappa. Sagan in prima persona che ci insegue, noi proviamo a tirare diritto. Però dobbiamo recuperare, dobbiamo inevitabilmente mollare e ci riprendono. Però a questo punto Dennis che ne ha, gli diciamo di attaccare, quindi un gioco di squadra. Attacca Juan Dennis, e forse abbiamo messo tutti nel sacco, l'attacco di Juan Dennis. Strategia perfetta della Bahrain Merida, con Bernal che tira e noi adesso possiamo stare a ruota. Sagan che ha fatto uno sforzo incredibile per venirci a richiudere, così come i due Ineos, mentre Dennis è rimasto comodamente alle loro ruote ed è partito secco e va a vincere la tappa in modo straordinario. Quindi vinciamo la tappa con Dennis e dovremmo anche prendere, attenzione, la maglia rosa con Nibali. Sta per partire la volata, che viene adesso lanciata. Vince Juan Dennis con Nibali. Comunque ci piazziamo con i migliori, stacchiamo tanti corridori, ovviamente non Bernal, e dovremmo aver preso anche la maglia rosa con Dennis, che penso farà anche un ottimo salto in classifica generale. Tappa eccezionale, credo sia la prima vittoria di tappa in questo Giro d'Italia per la Bahrain Merida. Questa la volata, ovviamente con Nibali potevamo fare ben poco. Con Bernal che forse si è preso qualche secondo di distacco, forse 1-2 secondi, vedremo se gli verranno dati. Dunque vince la tappa Juan Dennis della Bahrain Merida con una strategia perfetta. Abbiamo attaccato con Nibali, Dennis è riuscito a tenere gli inseguitori di Nibali, è rimasto a ruota e poi gli ha dato la botta secca e ha lasciato tutti di sorpresa. Nibali in maglia rosa. Here's the yellow jersey of this Tour de France, Vincenzo Nibali, lo speaker del videogame. Maglia ciclamino che è di Peter Sagan. Maglia blu che resta sempre a Team Wellens. Here's the polka dot jersey of this Tour de France.
Maglia bianca che viene anche sempre Egan Bernal e nessuno gliela può sfilare. Adesso andiamo a vedere la classifica della tappa e l'evoluzione in classifica generale. È stata una tappa spettacolare, perfetta per la nostra squadra. Strategia super, ed è anche credo la prima vittoria di tappa della... sì, è la prima in questo Giro d'Italia. E abbiamo preso anche la maglia rosa. Meglio di così non credo potesse andare. Well done, lad. Congratulations to you. Dunque vince Ron Dennis con 16 secondi di vantaggio su alla Philip Sagan, Matthews, Valgren, Barghigli, Kwiatkowski, Wellens, Nibali e Bernal, che arriva anche lui a 16 secondi, staccati a 57 secondi, quindi sono beccati una trentina di secondi Valverde e Quintana, così come Pinot che si è preso 40 secondi. Altri corridori staccati: Dan Martin ha preso anche un bel distacco, Bardet, Thomas, che in questo tour, in questo giro non è in forma, è il capitano, quindi sarà indiscutibilmente Bernal, indiscutibilmente Egan Bernal, Kelderman. Altri corridori comunque di classifica sono andati in difficoltà: Simon Yates, Richie Porte. Parecchi corridori sono andati in difficoltà, ma soprattutto è crollata la maglia rosa di Alessandro De Marchi. Letteralmente crollata sulla salita finale. Dunque andiamo a vedere la situazione in classifica generale con Vincenzo Nibali, che è la nuova maglia rosa, con 49 secondi di vantaggio su Egan Bernal, quindi è abbastanza ravvicinata la situazione. Valverde 1.43, ha perso secondi. De Marchi resta comunque in classifica perché è saltato ma non si è arenato, la salita era comunque breve, era difficile arenarsi con una salita del genere. Thibaut Pinot in quinta posizione a 2.11, Dani Martin, Kwiatkowski, Quintana, Bardet, e risale in tredicesima posizione Rohan Dennis. Per quanto riguarda la maglia blu è sempre di Wellens. Maglia ciclamino: Sagan 263 punti, Colbrelli 231, una lotta a due con Christophe che comunque non è lontano. Questi sono i tre corridori che si giocheranno alla ciclamino. E maglia bianca che ovviamente è sempre saldamente di Bernal. Bene, il video è finito, potete lasciare un mi piace se lo trovate interessante e iscrivervi al canale. Ci vediamo nei prossimi video per continuare il giro. Ciao a tutti!